Presidente. Ma... Pronti a tutto. Ci sono tre giovani. Vedo che il posto non è aumentato, no. pari com'era. Siamo sempre a l'intreccio. Tutto quello che le serve. Un saluto a tutti i colleghi e le colleghe. Diamo inizio alla 10ª legislatura. Comunico che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, la prima seduta del Consiglio regionale è presieduta dal consigliere anziano che sarei io. Pertanto aspetta a me il compito di dare inizio ai lavori. Il nuovo Consiglio regionale, avvalendomi per le funzioni dei due segretari, consiglieri di più giovani di età, che sarebbero la Giovannetti Ilaria, si accomodi su al banco della presidenza, e la Nardini Alessandra. Procedo con l'annuncio in ordine alfabetico dei consiglieri proclamati eletti. Alberti Jacopo, Anselmi Gianni, Baccelli Stefano, Bambagioni Paolo, Bezzini Simone, Bianchi Gabriele, Borghi Claudio, Bugetti Laria, Bugliani Giacomo, Cantone Enrico, Capirossi Fiammetta, Casucci Marco, Ceccarelli Vincenzo, Ciolini Nicola, De Robertis Lucia, Donzelli Giovanni, Fattori Tommaso, Fratoni Federica, Galletti Irene, Gazzetti Francesco, Gianni Eugenio, Giannarelli Giacomo, Giovannetti Ilaria, Marras Leonardo, Mazzeo Antonio, Monni Monia, Montemagni Elisa, Mugnai Stefano, Nardini Alessandra, Niccolai Marco, Pieroni Andrea, Quartini Andrea, Saccardi Stefania, Salvini Roberto, che sono io, Sarti Paolo, Scaramelli Stefano, Sostegni Enrico, Spinelli Serena, Stella Marco e Vescovi Manuel. Fa inoltre parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6,2 bis dello Statuto, Rossi Enrico, proclamato eletto quale Presidente della Giunta regionale. Ordine dei lavori. I lavori dell'odierna seduta prevedono l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, l'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio e l'elezione dei due consiglieri segretari, ai sensi dell'articolo 8,3 dello Statuto. Nel proseguo dei lavori è prevista l'illustrazione del programma di governo e la presentazione del vicepresidente e degli altri componenti della Giunta, da parte del Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto. Proposta di deliberazione numero 1. Ora procediamo all'elezione del Presidente del Consiglio regionale. In questo caso diamo la parola. Sì,
se ci sono interventi. Sì, a questo punto se ci sono interventi sul punto si proceda agli interventi. La parola è al consigliere Giannarelli. Bene, grazie Presidente, gentili colleghe e gentili colleghi, chiediamo la vostra attenzione per chiarirvi la nostra posizione sull'ordine del giorno previsto. Dico nostra perché nonostante il gruppo Movimento 5 Stelle manchi dell'ufficialità, per noi è già costituito e quindi sono in questo momento portavoce di tutti i 5 consiglieri. Siamo rimasti stupiti dallo scoprire a mezzo stampa che quanto questa Assemblea farà oggi parrebbe già stabilito ed estraneo alla volontà espressa dai cittadini nel voto. Leggiamo che si prevede di attribuire la presidenza, una vicepresidenza e un segretario al Partito Democratico, gruppo di maggioranza scelto dal 48% dei votanti, che rappresentano a loro volta circa il 48,24% degli aventi diritti al voto. Leggiamo infine che si prevede di attribuire una vicepresidenza a Stefano Mugnai di Forza Italia, gruppo che ha raccolto l'8% circa dei voti dei toscani andati alle urne, e infine a Giovanni Donzelli il ruolo di segretario, Donzelli che rappresenta un partito scelto dal 3,85% degli elettori, che quindi siede in questo Consiglio regionale solo perché è in coalizione con la Lega Nord. Ci teniamo a dire a tutti voi e a chi sta vedendo questo Consiglio regionale che tutto questo è parte di un rito di spartizione delle poltrone che mette in secondo piano la volontà espressa dei cittadini. Pensiamo a quel 52% degli aventi diritto che non è andato a votare e che con questo segnale ci ha comunicato di non riconoscersi nei modi e nei metodi di questa politica. Nel 1970 gli elettori che si presentarono alle urne erano il 95,9% degli aventi diritto. Nei suoi 45 anni di vita la Regione Toscana, le forze politiche che l'hanno governata sono state in grado di allontanare da questo luogo il 52% degli elettori. E questo anche a causa di giochi come quelli anticipati a mezzo stampa che riguardano la seduta di oggi e l'elezione dell'ufficio di presidenza. Deve essere garantita da regolamento la proporzione tra maggioranze e minoranze e la presenza di entrambi i generi nell'ufficio di presidenza. Noi siamo legati alla Costituzione italiana e ai regolamenti istituzionali vigenti. Siamo dei difensori di questi strumenti di convivenza civile. In nessun punto del regolamento vigente, approvato il 24 febbraio del 2015 da questa Assemblea, si cita che il Presidente sia esponente della maggioranza o che le minoranze si astengano dal rappresentare il risultato elettorale nell'elezione di questi ruoli di garanzia. In nessun punto del regolamento si cita, infine, che per presenza di entrambi i generi sia sufficiente anche solo uno di questi. A tal proposito, crediamo che sia dovere di questa Assemblea mantenere un equilibrio di genere con 3 figure di uno e 2 dell'altro. Il risultato elettorale parla chiaro. Il Movimento 5 Stelle è la terza forza politica in Toscana e rappresenta ad oggi 205.671 cittadini. In nome e per conto di questi chiediamo con forza che questa Assemblea rispetti il risultato elettorale e assicuri a questi 205.671 cittadini un ruolo di garanzia nell'ufficio di presidenza, la presidenza, la vicepresidenza o un segretario del Consiglio. Infine, credendo di interpretare il segnale di quei 1.546.694 cittadini che non sono andati a votare, vi chiediamo un chiaro segno di discontinuità dei metodi della vecchia politica. Rimettiamo ogni ruolo ad un voto che includa tutta l'Assemblea e a tal proposito chiediamo di invertire il punto 4 con il punto 2 all'ordine del giorno e di seguito procedere prima col punto 3 e infine col punto 2. In pratica votare prima i 2 segretari del Consiglio regionale della Toscana, poi i 2 vicepresidente e infine il presidente. Grazie. Faccio presente al consigliere Giannarelli che il sistema
di elezione per la formazione del Consiglio è stabilito dal regolamento. Detto questo, do la parola in questo momento a Borghi Claudio. Allora, innanzitutto saluto il Presidente, saluto i presenti per l'inizio di quello che spero sarà un fruttuoso cammino insieme per con avente come unico interesse il bene e la salute del popolo toscano. Ci sarà tempo per fare interventi nel merito, rispondo semplicemente a quanto detto dal consigliere Giannarelli con lo stupore da parte del gruppo della Lega Nord e mio personale, in quanto essi sono stati contattati per primi, in merito a possibile coordinamento delle forze di opposizione in modo tale da renderle il più efficaci possibile, proprio facendo rimarcare questa particolarità che verrà fatta presente tante volte, spero, in questa legislatura, vale a dire dove l'opposizione rappresenta il 52% degli elettori che si sono espressi nelle ultime elezioni. Proprio per cercare di rendere più efficace possibile i lavori dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle, nella persona del consigliere Giannarelli, è stato contattato da me personalmente per primo rispetto a qualsiasi altro colloquio con qualsiasi altra forza politica risultata eletta, in modo tale da poter arrivare ad un accordo sulla figura del portavoce dell'opposizione prevista dallo statuto toscano, in modo tale da poter arrivare a una posizione condivisa. La politica è fatta di colloqui, è fatta di relazioni. Il voto poi dopo, alla fine, è la parte finale del lavoro che la politica deve portare avanti, prima dall'ascolto con i cittadini e poi dopo dalle relazioni fra le forze politiche. La risposta che voi avete potuto vedere a mezzo stampa è stata a dir poco sprezzante e soprattutto includendo il fatto che io avevo fatto presente che la figura del portavoce dell'opposizione spetta, guarda caso, proprio per volontà dei cittadini, alla forza che ha ottenuto il maggior numero percentuale, ma non per una consuetudine, per statuto, perché il portavoce dell'opposizione è espresso dal gruppo di minoranza maggiormente rappresentativo. Mi è stato detto che cercavo poltrone. Ora, non capisco cosa sia successo al consigliere Giannarelli nel frattempo, dove invece queste poltrone che prima lui riteneva assolutamente inutili e schifanti improvvisamente diventano utili e interessanti. Per cui, dal mio punto di vista, trovo infondata, proprio in ragione delle sue stesse convinzioni da me espresse a me con la formula del comunicato stampa, questa pretesa che le cariche vengano rappresentate non sulla base di accordi, alleanze politiche che dir si vogliano, ma sulla precisa base della rappresentazione popolare, perché lui il primo ha disconosciuto invece la possibilità per la forza politica che aveva ottenuto il maggior numero di voti all'interno dell'opposizione, quello che addirittura lo statuto già prevede. Per cui non trovo fondata nessun tipo di richiesta in merito da parte del gruppo Movimento 5 Stelle. Ringrazio il consigliere Borghi. La parola la diamo al consigliere Fattori. Fattori Tommaso. Intanto, Presidente, colleghi, io mi chiamo appunto Tommaso Fattori, rappresento Sì Toscana Sinistra e anche noi, diciamo, constatiamo la indisponibilità a garantire la rappresentatività nell'ufficio di presidenza
all'unica forza di sinistra, all'unica opposizione di sinistra in questo Consiglio. Bisogna fare un passo indietro, velocemente. Noi non abbiamo condiviso questa legge elettorale, è una legge elettorale, a nostro parere, incostituzionale, è una legge che artificialmente attribuisce una maggioranza a chi maggioranza non è. Lo abbiamo detto che in questo Consiglio, diciamo, il 52% delle opposizioni è la effettiva maggioranza di questa regione, ma di fatto qui si trova all'opposizione, frutto appunto, ripeto, anche di una legge come questa. E lo statuto è uno statuto insufficiente, diciamolo chiaramente, che allude ad un bipolarismo che in questa regione non c'è mai stato e che tantomeno c'è in questo momento. Non esiste una sola opposizione, esistono più opposizioni. In questo caso io parlo a nome dell'opposizione di sinistra, dell'unica opposizione di sinistra, e abbiamo dunque uno statuto che esclude un pezzo delle opposizioni, in questo caso appunto dall'ufficio di presidenza. Aggiungo anche che non condividiamo neppure ciò che sta avvenendo rispetto alla dotazione di personale, perché i piccoli gruppi di opposizione come il nostro non sono messi nella condizione di fare seriamente il proprio lavoro di opposizione. Noi abbiamo appunto un sistema, un'architettura che mette chi governa nelle condizioni migliori per poter governare e chi sta all'opposizione di non avere gli strumenti necessari per poter fare una seria opposizione. Credo che questo sia un punto fondamentale, anche perché, lo dico, insomma, sappiamo benissimo che all'ufficio di presidenza, soprattutto è legata alla questione della dotazione del personale, cioè di persone che possono aiutarci nel compito di svolgere una seria opposizione. Questo, tra l'altro, lo annuncio adesso, è il motivo per cui noi, tutte le votazioni che seguiranno, appunto, non voteremo i nomi che stanno circolando, voteremo Paolo Sarti, il consigliere Paolo Sarti. Ringrazio il consigliere Fattori. Ci sono altri interventi? Do la parola al consigliere Marras. Grazie. Bene. Signor Presidente, colleghi e colleghe, buongiorno. Io direi innanzitutto di cominciare il Consiglio. Queste cose che abbiamo ascoltato ce le siamo dette in incontri informali. Abbiamo anche recepito in quegli incontri l'apprezzamento da parte delle forze politiche per questa nostra disponibilità al dialogo. Credo che invece noi oggi siamo chiamati ad esprimerci per dare vita agli organi del Consiglio e partire con il suo funzionamento. Dico solo due parole rispetto alle cose che abbiamo ascoltato. Tutti noi hanno, credo, capito il messaggio che è arrivato dagli elettori e anche da coloro che non sono andati a votare. Nessuno può pensare qui dentro di rappresentarli perché il fatto di non esserci andati evidentemente ha detto che nessuno di noi era in grado di rappresentarli. E il gesto di migliore e di maggiore responsabilità che noi oggi potremo fare è quello di condividere tutti insieme un Presidente del Consiglio e dare un messaggio alla Toscana, che il Consiglio regionale della Toscana inizia un percorso e cerca di capire ciò che sta avvenendo e cerca di rispondere in modo adeguato alle tensioni, ai problemi dei toscani, a ciò che giustamente i cittadini, i nostri concittadini aspettano da noi. Ecco perché io, senza farla troppo lunga, vi propongo a nome del Partito Democratico una figura che possa esprimere appieno questa esigenza, una figura di Presidente del Consiglio capace di essere davvero garanzia per tutti, capace di agire con equilibrio per l'esperienza che ha avuto nei vari percorsi che ha fatto, per l'alto profilo culturale che esprime nella figura di Eugenio Giani, un componente
della maggioranza del Partito Democratico che è stato chiamato a, dai cittadini che hanno votato ad avere queste responsabilità. Ringrazio il consigliere Marras. Se non ci sono altri interventi, do la parola al consigliere Mugnai. Grazie Presidente, grazie a tutti, buonasera. Le regole della democrazia sono importanti e oggi siamo chiamati in questo momento a eleggere l'arbitro delle regole. Se mi posso permettere di dare una piccola nota personale, il candidato proposto dal PD, Eugenio Giani, io lo conosco molto bene perché in una precedente esistenza, lavorando in comune, ho avuto modo, come dire, da funzionario a burocrate, di apprezzare le qualità di Eugenio Giani nella differenziazione di idee politiche, evidentemente, però di arbitro, di garante, nel ruolo che lui ha ricoperto di presidente del Consiglio Comunale di un ente importante, qual è il Comune di Firenze. E dato che oggi ci apprestiamo a iniziare una legislatura che è anche bella tonda, la decima, e quindi un percorso importante, io sono personalmente convinto delle doti di garante di Eugenio Giani e credo che anche con un voto delle opposizioni si valorizzino ancora di più queste doti e si vincoli ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, Eugenio Giani, nello svolgere il proprio lavoro nel rispetto di tutto il Consiglio Comunale e parlando di tutto il Consiglio Comunale evidentemente anche di tutti i gruppi, anche quelli di opposizione. Quindi noi voteremo Eugenio Giani e per economia negli interventi annuncio già anche la candidatura a vicepresidente, perché se poi si fanno gli interventi sulla base delle indiscrezioni giornalistiche si rischia di non essere assolutamente puntuali. Forza Italia candida come vicepresidente del Consiglio regionale il collega bravissimo Marco Stella. Grazie. Ringrazio il consigliere Mugnai. Do la parola al consigliere Manuel Vescovi. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Anche noi conosciamo l'onestà intellettuale del candidato alla presidenza del Consiglio Eugenio Giani, per cui anche noi lo appoggiamo come garante, perché per noi vogliamo proporci come Lega Nord, come l'alternativa, e per proporci come alternativa abbiamo bisogno veramente di un garante, una persona che sia intellettualmente onesta e che ci faccia veramente da garanzia, perché le battaglie che vorremmo fare noi sono importanti. Condivido quello che ha detto il consigliere Stefano Mugnai sul fatto che mi sono già stupito che il Movimento 5 Stelle abbia già fatto dei nomi giornalistici prima dell'inizio della seduta, per cui sono rimasto veramente stupito anch'io, per cui il nostro atto di Lega Nord è dare e votare per Eugenio Giani. Grazie, buon lavoro a tutti. Ringrazio Manuel Vescovi, do la parola al consigliere Cantone. Grazie Presidente. Stiamo ancora aspettando la risposta alla nostra richiesta di inversione della votazione, partendo appunto dalle nomine dei segretari. Vogliamo ribadire che non abbiamo nulla in contrario sulla figura del candidato Presidente al Consiglio, anzi riteniamo essere la persona più equilibrata che possa assicurare al Consiglio quella serenità necessaria, dove verranno sicuramente mantenute e conservate le tutele delle minoranze, e proponiamo come nostri candidati alla Presidenza in nome di Giacomo Gianarelli, alla Vicepresidenza, ripeto ancora Giacomo Gianarelli, e alla Vicepresidenza, scusate, al Segretario, la nostra Irene Galletti, appunto in quello che era il discorso di continuazione su quello che è l'alternanza di genere. Grazie. Ringrazio il consigliere Cantone. Do la parola al consigliere Quartini. No, a dire il vero non mi resta che salutare l'Assemblea e la Presidenza, perché mi ha anticipato il consigliere Cantone. L'unico aspetto che mi sembrava anche importante però sottolineare
che in realtà il tentativo di dialogo con la Lega tramite Borghi, da quello che era venuto fuori nella sua ricerca di un contatto, era semplicemente il portavoce dell'opposizione. Non erano in gioco assolutamente altri tentativi da parte del resto della minoranza di trovare degli equilibri che riteniamo comunque siano fondamentali per il prosieguo in maniera più serena possibile dei lavori di questa Assemblea. Quindi noi riteniamo che sia un grande atto di difficoltà per l'Assemblea stessa escludere il Movimento 5 Stelle dall'Ufficio di Presidenza. Grazie. Ringrazio il consigliere Quartini. Do la parola al consigliere Donzelli. Grazie Presidente, ringrazio chi mi ha preceduto per le candidature avanzate. Io credo che la candidatura di Eugenio Giani sia una candidatura che può garantire questo consiglio di una sua forza, di una sua autonomia, di una sua capacità di serena analisi anche nel confronto serrato, forte e anche aspro, ma comunque garantire il rispetto delle regole, perché anch'io ho avuto la fortuna o la sfortuna di conoscere Eugenio Giani in vite precedenti, quando eravamo entrambi in Consiglio Comunale a Firenze, e se è riuscito a non litigare con me da Presidente del Consiglio Comunale, credo che ci riuscirà anche a non litigare da Presidente del Consiglio Regionale. Ringrazio anche il collega Giacomo Giannarelli, perché io è un esperimento nuovo, non ero mai stato in un gruppo monocellulare, e questa mattina mi ponevo un problema. Dicevo, ma ci sarà qualcuno che presenterà la mia candidatura a segretario? E temevo non ci fosse nessuno perché ero da solo al gruppo. Quindi ringrazio il collega Giacomo Giannarelli per aver presentato la mia candidatura a segretario, anche se non mi voterà. E mi auguro che comunque, a parte queste prime e ovvie e normali incomprensioni all'interno delle opposizioni della prima seduta, perché ovviamente tutti vorrebbero vedere il proprio movimento rappresentato negli uffici di presidenza dove viene garantito il Consiglio regionale, e mi auguro che a dispetto dei numeri sia possibile per tutti sentirsi rappresentati, però ecco, sono anche sicuro e convinto che l'opposizione da domani dovrà trovare un ruolo il più unito possibile nel poter essere alternativi, ovviamente ciascuno con le proprie posizioni, al governo regionale, ma anche propositivi per il bene dei toscani. Da questo punto di vista, se mai dovessi avere la fortuna di essere nell'ufficio presidenza, mi metto a disposizione a rappresentare tutte le opposizioni. Grazie e buon lavoro a tutti i consiglieri. Ringrazio il consigliere Donzelli. Se non ci sono altri interventi, procediamo con il programma per l'elezione del Presidente del Consiglio. Quindi, ricordo che ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale non partecipa alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Pertanto, ai fini del calcolo della maggioranza richieste dall'articolo 12 dello Statuto, per l'elezione del Presidente del Consiglio si terrà conto dei soli 40 consiglieri aventi diritto al voto. La maggioranza richiede, sono richieste le seguenti maggioranze. La prima votazione è prevista la maggioranza di 3/4 dei componenti, almeno 30 voti di preferenza. In seconda istanza, la votazione è prevista la maggioranza di 2/3 dei componenti, almeno 27 voti di preferenza. In terza istanza, per le successive votazioni è prevista la maggioranza dei componenti almeno 21 voti di preferenza. Pertanto procederei alla votazione. Si procede con la votazione a scrutinio segreto con voto limitato a un solo nominativo. Comunico che per la votazione a scrutinio segreto sarà distribuita a ogni consigliere una scheda e che man mano che i consiglieri saranno chiamati sfileranno dinanzi all'urna disponendovi la scheda piegata in quattro. Quindi prego i signori consiglieri di non muoversi dal loro posto e, se non chiamati, prego procedere alla distribuzione delle schede. Chi è che dà le schede?
Allora, prego i consiglieri segretari di procedere all'appello dei consiglieri che esprimono il loro voto. Si dà inizio alla votazione. Alberti Jacopo. Anselmi Gianni. Baccelli Stefano. Bambagioni Paolo. Bezzini Simone. Bianchi Gabriele. Borghi Claudio. Bugetti Ilaria. Bugliani Giacomo. Cantone Enrico. Capirossi Fiammetta. Casucci Marco. Ceccarelli Vincenzo. Ciolini Nicola. De Robertis Lucia. Donzelli Giovanni. Fattori Tommaso. Fratoni Federica. Galletti Irene. Gazzetti Francesco. Gianni Eugenio. Giannarelli Giacomo. Giovannetti Ilaria. Marras Leonardo.
Mazzeo Antonio. Monni Monia. Montemagni Elisa. Mugnai Stefano. Nardini Alessandra. Nicolai Marco. Pieroni Andrea. Quartini Andrea. Saccardi Stefania. Salvini Roberto. Sarti Paolo. Scaramelli Stefano. Sostegni Enrico. Spinelli Serena. Stella Marco. Vescovi Manuel. Allora, dichiaro conclusa la votazione. Prego i consiglieri segretari di procedere allo spoglio. Via le mettete divise per nome. Se non blocchi quello. È acceso questo. Gianni Eugenio. Gianni Eugenio. Gianni. 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 Eugenio Gianni. Giannarelli. Paolo Sarti. Eugenio Gianni. Bianca. Eugenio Gianni.
Eugenio Giani, Giacomo Giannarelli, Eugenio Giani, Eugenio Giani, Giacomo Giannarelli, Eugenio Giani, Eugenio Giani, Eugenio Giani, Giacomo Giannarelli, Eugenio Giani, 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 Giani, Paolo Sarti, Eugenio Giani, Giacomo Giannarelli, Giani, Eugenio Giani, Eugenio Giani, Giani, Eugenio Giani, Eugenio Giani. Vada a ricontrare il controllo. Comunico il risultato della votazione. Eugenio Giani, 32 preferenze. Giannarelli Giacomo, 5 preferenze. Sarti Paolo, 2 preferenze. Proclamo Eugenio Giani Presidente del Consiglio. Lo invito a prendere posto alla presidenza. Grazie Presidente, e naturalmente raccolgo il suo invito per venire su alla presidenza, ma colgo l'occasione anche di dire che mentre
Salirò su virtualmente a nome di tutto il Consiglio nella stretta di mano che rivolgerò in prima fila ad Alberto Monaci, già Presidente di questa Assemblea in questi 5 anni, e a Giuliano Fedeli, già Vicepresidente di questa Assemblea. Vorrei porgere il saluto e il riconoscimento nell'inizio della 10ª legislatura da parte di tutti i consiglieri a chi in modo apprezzabile e comunque con quella onestà intellettuale e quella capacità che gli è stata giustamente riconosciuta ha guidato il Consiglio nella precedente legislatura. Io ritengo che il senso della continuità amministrativa nel rispetto delle idee nella dialettica che ogni legislatura porge sia uno dei principi di rispetto e di correttezza a cui tutti ci ispiriamo. Grazie e vengo su. Grazie, è veramente un'emozione perché poter avere un consenso alla prima delle 3 votazioni previste dai nostri regolamenti, avere ascoltato le parole che nei miei confronti ho sentito, sono veramente una soddisfazione che mi riempie d'orgoglio e mi carica di responsabilità, perché è indubbio che il concetto di garanzia da assolvere in una funzione come questa è un concetto assai alto e importante in un regime, sistema di cui tutti siamo orgogliosi, la democrazia. Naturalmente si tratterà in quest'Aula di cogliere quei momenti in cui la dialettica, la competizione delle idee e degli obiettivi che ci si propongono deve venire fuori, è giusto che venga fuori con specchiata trasparenza. Ma ci sono i momenti in cui invece è importante che quest'Aula si ponga in modo compatto per quegli alti valori a cui tutti noi ci ispiriamo e che sono i valori che poi stanno a base della nostra convivenza civile, del nostro statuto della Regione Toscana come della Costituzione della Repubblica. Dovremo essere una grande famiglia che naturalmente in certi momenti litiga, ma che sa che il bene comune che perseguiamo è quello della nostra comunità e a questo ci dovremo sempre ispirare. Il nostro obiettivo personale dovrà sempre anteporsi allo spirito di servizio che ci caratterizza nel momento in cui ci poniamo a servizio della comunità che rappresentiamo. Più di 3 milioni e 700 mila abitanti, la nostra Toscana. E naturalmente questa è una regione che a ciascuno di noi dà un senso di orgoglio anche supplementare rispetto ad altre realtà territoriali. È bene ribadirlo, la nostra è una regione che ha una storia, un'identità assai profonda nelle radici dello Stato italiano. Siamo l'unica delle 20 regioni italiane che ormai da 460 anni si chiama Toscana, nella grandissima parte di un territorio che allora vide proprio nel 1555 unire i ducati di Siena e di Firenze, la parte sud, la parte centrale nord. Certo, realtà ducali come Lucca si unirono in tempi successivi, dopo la restaurazione, il periodo napoleonico,
ma siamo l'unica regione, e lo ripeto, l'unica regione, e lo dico nelle mie funzioni di presidente del Comitato dei 150 anni per Firenze Capitale, che nel 1861, quando l'Italia fu unita, si proponeva esattamente così come oggi. Nel sud Italia vi era un'unica entità statuale, il Regno delle Due Sicilie, e le forme di decentramento amministrativo non erano certo quelle che valorizzavano quelle che poi saranno i tessuti regionali. Lo Stato Pontificio aggregava 3 regioni e mezzo, Lazio, le Marche, l'Umbria, il legato di Romagna e di Bologna. Nel nord i Savoia, altre 3 regioni, Piemonte, la Liguria, la Sardegna, un pezzo di Lombardia. L'unica regione che si proponeva già allora, all'inizio, delle radici di questa Italia unica e indivisibile, come recita la Costituzione, come tale era proprio e solo fra le 20 regioni la Toscana. E quindi in questa lunga storia di 460 anni la nostra comunità è diventata comunità. In questa bella regione che propone città storiche eccezionali, uniche al mondo, dei paesaggi che giustamente siamo chiamati a tutelare, e quanto abbiamo discusso per come tutelarli, ma che abbiamo il dovere di tutelare, la campagna toscana, che è conosciuta e famosa in tutto il mondo. Dalle montagne bellissime che ci proponiamo, dall'Abetone all'Amiata e in tante altre realtà di questa regione, alle coste così importanti, in realtà gli elementi di differenza si sono sempre integrati con il valore di una comunità che rispetto ad altre, ripeto, da 460 anni è un'entità sostanzialmente unita, la Toscana. E se questa è la comunità in cui noi siamo chiamati ad amministrare e a dare una voce unica, se questa è la comunità, andiamo agli articoli del nostro statuto e guardiamo il nostro ruolo come consiglio regionale. L'articolo 11 dello Statuto della Regione Toscana recita: il Consiglio regionale rappresenta la comunità toscana. Primo elemento, rappresenta la comunità toscana. Il secondo elemento recita: è l'organo legislativo. Quindi noi dobbiamo certo fare leggi, dobbiamo fare produrre atti. Ma, ripeto, nel nostro statuto il primo elemento è la capacità di ciascuno di noi di rappresentare la comunità toscana. E poi, in terzo luogo, indica l'indirizzo politico e programmatico e ne controlla l'attuazione. Quindi in ciascuno di noi c'è certo la necessità di essere parte essenziale di un gruppo politico, di sviluppare quei programmi che ci siamo dati in campagna elettorale, di confrontarci per questo, di rapportarci in modo corretto, costruttivo, nella nostra autonomia, ma con una sinergia assoluta, con il lavoro della Giunta e del suo Presidente che rappresenta la Toscana. Ma indubbiamente questo elemento che io ho guardato in altri statuti di regione e vi posso assicurare che senza voler fare esempi, perché su queste cose è sconveniente fare esempi, ma l'autonomia e il profilo dei poteri che il nostro statuto conferisce al Consiglio regionale ha pochi precedenti negli altri consigli regionali delle 20 regioni italiane, lo dobbiamo saper ben presente. Io in campagna elettorale ho ascoltato una volta il Presidente Rossi in un passaggio che condivido e che sposo in pieno, quando lui diceva: oggi le regioni vivono la necessità di un loro rilancio e devono saper finalmente guardare lontano, capire che o siamo noi in grado di autoriformarci e dare quindi quella spinta giusta al fatto che i cittadini riconoscono la regione come un'entità fondamentale nell'assetto del potere pubblico, o altrimenti saranno i cittadini a darci probabilmente stimoli diversi. Del resto anche forze politiche qui che rappresentate, che prima si sono espresse, raccolgono un po' questo stato d'animo che è inutile negarlo, c'è. Ecco, questa, la 10ª legislatura, dovrà essere la legislatura in cui noi sappiamo guardare lontano, in cui sappiamo avere fra di noi rapporti giusti, che attraverso il rispetto ci consentono di maturare posizioni e indirizzi, ma dall'altro ci deve offrire l'opportunità di generare all'interno dell'Istituto Regione quei giusti accorgimenti, quelle giuste riforme per dare il senso ai cittadini che qui si lavora e si lavora molto.
perché il nostro spirito di servizio si concretizza nel nostro modo di intendere questa funzione. Per questo mi troverete sempre presente, io voglio essere molto presente proprio perché ritengo che c'è questa esigenza di rapporto con il nostro territorio. Se lo Stato tutti lo riconoscono come tale, è la nostra entità di riconoscimento del tricolore che da più di 150 anni identifica l'essere italiani. Se il Comune ha una storia millenaria, in Italia ci sono fra gli 8.000 municipi i comuni che da 3.000 anni o in Toscana sicuramente da 2.000 anni rappresentano l'identità della comunità, la Regione ha 45 anni e quindi è la più giovane, è quella che ha necessità di legittimarsi di più e tutti noi dovremo fare in modo di farlo. Io ve lo dico subito con molta diretta volontà di comunicazione. La prima legge che intendo di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, se mi verrà corrisposta sostenuta, sarà quella che prevede che il segno distintivo che i comuni e le province hanno, la fascia tricolore l'una, la fascia blu l'altra, la possano avere anche in primo luogo il Presidente della Regione, gli assessori, ma nella funzione di rappresentanza ai consiglieri regionali. La fascia bianca e rossa deve essere in più luoghi possibile del nostro territorio, per far capire che c'è il consigliere regionale che è presente, che dà il senso di una volontà di ascolto dei cittadini. E in questo caso saremo uguali, maggioranza, opposizione, quando nell'ufficio di presidenza decideremo che a rappresentare la regione sarà l'uno o l'altro. Tutti dovremo sentire il valore della rappresentanza della Regione Toscana, che in ogni più piccolo angolo della Toscana ha qualcuno che ascolta per riportare le proprie istanze e le proprie esigenze in questa aula. Io sarò orgoglioso se vedrò nel Consiglio regionale aula così ricca e piena di gente, così ricca e piena di partecipazione come vediamo oggi. So che non sarà facile, perché presto avremo quelle sedute estenuanti nelle quali ci caricheremo anche di ciò che istituzionalmente è di solito la burocrazia o comunque il faticoso percorso di una legge, ma dovremo davvero cercare di ritrovare quel rapporto diretto con i cittadini che talvolta può essere mancato nelle regioni della nostra Italia. Io contemporaneamente voglio fare un accorato appello anche a ciascuno di voi. Ho citato prima l'articolo 11 per affermare il senso della nostra rappresentanza della comunità toscana. Ma ciascuno di noi, di voi, deve ricordarsi anche l'articolo 9, laddove si recita nel nostro statuto che i consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincoli di mandato. Noi rappresentiamo, a mio giudizio, una fonte di novità, noi tutti insieme, perché per la prima volta dopo molti anni ritorniamo a essere eletti e non nominati. Ognuno di noi ha avuto con i suoi cittadini un rapporto di colloquio, ha fatto promesse, ha vissuto un senso di confronto. Siamo eletti con non solo la nostra partecipazione a un partito politico, ma con le nostre preferenze, portatori di volontà, di aspirazioni, di sogni e di desideri di vedere una Toscana sempre più bella, ove tutti i suoi cittadini possono vivere minor disagio e minor sofferenza. Ma oggi noi qui, in quest'Aula, dobbiamo ricordarci di rappresentare l'intera comunità toscana, non solo il luogo da dove noi proveniamo. Se interpreteremo, come io sono convinto, in senso di lealtà, di fiducia, di sogno di essere a servizio della comunità, questo spirito, sono convinto che faremo quel salto in avanti. E oggi sono 45 anni della Regione, quando daremo vita, fra 5 anni, ai festeggiamenti per i 50 anni della Regione Toscana, saremo particolarmente orgogliosi di tutto questo. Io voglio dire grazie al Presidente Rossi per il lavoro che ha fatto nella prima legislatura e per la passione e l'entusiasmo che ha messo in questa campagna elettorale che si tradurrà ora nel suo documento di programma. Voglio ringraziare fra i migliori auguri alla struttura, perché non c'è ente pubblico che non funzioni se non c'è una corrispondenza fra
i suoi eletti dal popolo e coloro che attraverso il loro pubblico concorso, la evidenziazione delle loro capacità e competenze, fanno parte della macchina amministrativa della Regione. Cercheremo di far di tutto, dal Consiglio, e lo dico al dottor Ghellini che è la più alta rappresentanza della nostra macchina amministrativa come segretario generale, per lavorare insieme, per essere una cosa sola, per lavorare ciascuno nel rispetto e nell'autonomia del rispettivo ruolo, perché i funzionari della Regione Toscana si sentano parte integrante dello sforzo che noi facciamo per offrire un servizio alle nostre comunità, in modo da dare proprio quel senso di compattezza nel produrre ciò che la legge ci chiama in questo luogo ad esprimere. La prima cosa che ho chiesto al dottor Ghellini, e lo dico pubblicamente, è ad esempio di, già da domani all'altro e sabato mattina, di aprire le stanze della Regione, perché ciascuno di noi non faccia la settimana corta, ma anche il sabato mattina, così come avveniva, si lavori, si produca, si legga, si conosca, si svolga fino in fondo il nostro lavoro. Queste stanze devono essere aperte il più possibile. L'anno scorso vi furono 15 giorni di ferie, lo dico subito, non è possibile. Salvo la pausa di Ferragosto, siamo la prima legislatura, cerchiamo di ridurre al minimo i giorni di vacanza, cerchiamo di esserci e di svolgere appieno la nostra presenza. Io sono altresì convinto che dovremo dare anche un senso di apertura di questo palazzo attraverso una rilettura di quelli che sono gli spazi e quella bellissima iniziativa che il Presidente Monaci e Fedeli hanno tanto promosso di palazzo aperto possa diventare quasi una cosa permanente. Ma di questo parleremo in una prossima seduta e comunque voglio arrivare con una proposta complessiva che sia espressione dell'Ufficio di Presidenza. Noi siamo una regione che 45 anni fa esordiva con i propri lavori con un presidente, Lelio Lagorio, che saluto, che aveva il senso di una profonda speranza di rinnovamento della società italiana. Dobbiamo raccogliere un po' quella spinta che arrivava quando le regioni furono costituite. Allora vi era un segretario generale, Romano Fantappié, che voglio salutare, oggi scomparso, ma per ciò che significò come riferimento a livello nazionale della professionalità e della competenza della macchina amministrativa offerta dalla Regione Toscana, che si è conservata, che oggi è testimoniata dal lavoro che il dottor Ghellini e i suoi collaboratori hanno fatto. Insomma, nella patria dei Guicciardini e dei Machiavelli, per riprendere un riferimento che un recente libro sulla Toscana del Presidente Rossi ha voluto fare, dove i cancellieri sono stati addirittura più importanti degli uomini politici nel dare capacità di governo ai territori della Toscana, è importantissimo che la macchina proceda con questo spirito di compattezza, di dialogo, di sinergia nell'economia di una regione che possa al meglio essere punta di riferimento, come lo è stato in momenti critici, per tutto il sistema delle autonomie e della Regione. E con questo spirito, scusate se sono stato un po' lungo, ma era il primo momento, vi sarà poi occasione nel Consiglio di trovare modo di confrontarci su questi temi, che do il via ai nostri lavori con il primo atto a cui lo Statuto ci richiama, la relazione programmatica del la relazione programmatica del Presidente Rossi, però questa dovrà essere preceduta prima dalle elezioni dei due vicepresidenti e del segretario. Allora, proposta di deliberazione numero 2, elezione dei vicepresidenti del Consiglio regionale. Prima di dare inizio alle votazioni, chiedo se vi sono interventi, come naturalmente ci saranno, su questa proposta di deliberazione. È vero che alcuni interventi hanno già prodotto delle indicazioni, ma ora la parola a Leonardo Marras. Rodaggio. Molto molto brevemente, noi proponiamo come vicepresidente Lucia De Robertis.
Grazie al capogruppo Marras. Altri interventi? Possiamo attivare le procedure. Allora, come già avvenuto precedentemente, correttamente indicato al collega Salvini, ricordo che ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale non può partecipare, proprio per disposto normativo, alla votazione per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Comunico quindi, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, che si procede con la votazione a scrutinio segreto con il voto limitato a un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o a parità di voti i più anziani di età. Comunico naturalmente che per la votazione a scrutinio segreto sarà distribuita la scheda e man mano che i consiglieri saranno chiamati sfileranno qui davanti. Naturalmente prego i commessi di poter procedere a distribuire la scheda. Quando questo avverrà chiameremo per appello nominale uno per uno i consiglieri. Alberti Jacopo. Anselmi Gianni. Baccelli Stefano. Bambagioni Paolo. Bezzini Simone. Bianchi Gabriele. Borghi Claudio. Bugetti Ilaria. Bugliani Giacomo. Cantone Enrico. Capirossi Fiammetta. Casucci Marco. Ceccarelli Vincenzo. Ciolini Nicola. De Robertis Lucia. Donzelli Giovanni. Fattori Tommaso. Fratoni Federica. Galletti Irene. Gazzetti Francesco. Gianni Eugenio. Giannarelli Giacomo.
Giovannetti Ilaria. Marras Leonardo. Mazzeo Antonio. Monni Monia. Montemagni Elisa. Mugnai Stefano. Nardini Alessandra. Nicolai Marco. Pieroni Andrea. Quartini Andrea. Saccardi Stefania. Salvini Roberto. Sarti Paolo. Scaramelli Stefano. Sostegni Enrico. Spinelli Serena. Stella Marco. Vescovi Manuel. Stella. Lucia De Robertis. Lucia De Robertis. Giacomo Giannarelli. Stella. Marco Stella. Lucia De Robertis. 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 Stella. Lucia De Robertis. 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 Marco Stella. Giacomo Giannarelli. De Robertis Lucia. De Robertis Lucia. Giacomo Giannarelli. De Robertis Lucia. De Robertis Lucia. Marco Stella. Lucia De Robertis. Giacomo Giannarelli. Giacomo Giannarelli. Marco Stella. Lucia De Robertis. Lucia De Robertis. Paolo Sarti. Paolo Sarti. De Robertis Lucia. De Robertis Lucia. Marco Stella. Marco Stella.
Do lettura dei risultati. Presenti 40, votanti 40, De Robertis Lucia 24, Marco Stella 9, Giacomo Giannarelli 5, Sarti Paolo 2. E quindi il risultato dell'elezione, che i due vicepresidenti siano Lucia De Robertis e Marco Stella. A questo punto inviterei i due vicepresidenti a prendere posto qui accanto a me alla presidenza. Sì, sì. Io darò a loro l'opportunità di un brevissimo saluto. Da parte mia ancora invece il ringraziamento a tutti i gruppi che mi hanno voluto testimoniare con il voto la possibilità di svolgere subito a pieno questa funzione, e quindi i gruppi di maggioranza e i gruppi di opposizione. La parola a Marco Stella. No, ma non importa, dice che si era promesso di non parlare. Avevano promesso di non parlare i due vicepresidenti, quindi ringraziamoli, e vedo dall'annuire di molti consiglieri che è stata apprezzata questa loro scelta. Forse ho preso tutto il tempo io e me ne scuso. E adesso quindi procediamo all'elezione dei segretari, che completano i due segretari l'ufficio di presidenza. Chi chiede la parola? Capogruppo Leonardo Marras. Sì, altrettanto velocemente, la proposta del Partito Democratico come segretario è Antonio Mazzeo. Borghi. La parola al capogruppo Lega Nord, Borghi. Ok, noterete come il gruppo Lega Nord, nonostante sia il principale gruppo di opposizione, non ha presentato propri candidati per carica sia di vicepresidente che di segretario, per il quale direi che ufficialmente proponiamo invece Giovanni Donzelli. Il motivo è uno: la nostra opposizione sarà un'opposizione molto, molto dura, non perché lo vogliamo noi, ma perché questo è il mandato che ci è stato dato dai nostri elettori. E come tale riteniamo che il ruolo più preciso per questo mandato che ci è stato dato dai nostri elettori è quello del portavoce dell'opposizione, in quanto anche a rimarcare un contraltare, una differenza, un progetto alternativo rispetto a quello che verrà proposto dalla maggioranza. Pertanto, confidando e stimando le qualità sia dei colleghi Stella che Donzelli, confidiamo che anche le nostre istanze saranno rappresentate da loro, pur non essendo del nostro gruppo. Però sia gli atti che le ragioni per cui il gruppo Lega Nord non ha chiesto nessuna virgolette poltrona per sé, nonostante insomma i vantaggi indubbi che queste cariche comportano,
deriva proprio da un mandato preciso che ci è stato dato dai nostri elettori, vale a dire un'opposizione che sia proprio anche fisicamente segnata da una distanza rispetto, rispetto alla maggioranza. Grazie al capogruppo Borghi. Sono altri interventi? Procediamo quindi al voto. Come già sperimentato per il Presidente e per il Vicepresidente, appello nominale. Alberti Jacopo. Anselmi Gianni. Baccelli Stefano. Bambagioni Paolo. Bezzini Simone. Bianchi Gabriele. Borghi Claudio. Bugetti Ilaria. Bugliani Giacomo. Cantone Enrico. Capirossi Fiammetta. Casucci Marco. Ceccarelli Vincenzo. Ciolini Nicola. De Robertis Lucia. Donzelli Giovanni. Fattori Tommaso. Fratoni Federica. Galletti Irene. Gazzetti Francesco. Gianni Eugenio. Giannarelli Giacomo. Giovannetti Ilaria. Marras Leonardo. Mazzeo Antonio. Monni Monia. Montemagni Elisa. Mugnai Stefano. Nardini Alessandra. Nicolai Marco. Pieroni Andrea. Quartini Andrea. Saccardi Stefania. Salvini Roberto. Sarti Paolo. Scaramelli Stefano. Sostegni Enrico. Spinelli Serena. Stella Marco. Vescovi Manuel. Thank you.
Si può procedere allo spoglio? Giovanni Donzelli, Mazzeo, Antonio Mazzeo, Donzelli, Antonio Mazzeo, 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 Paolo Sarti, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo, Donzelli, Antonio Mazzeo, Irene Galletti, Antonio Mazzeo, Giovanni Donzelli, Antonio Mazzeo, Giovanni Donzelli, Irene Galletti, Giovanni Donzelli, Giovanni Donzelli, Antonio Mazzeo, Irene Galletti, Irene Galletti, Antonio Mazzeo, Giovanni Donzelli, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo, Irene Galletti, Giovanni Donzelli, Paolo Sarti, Antonio Mazzeo, Antonio Mazzeo. Perfetto. Due per Paolo Sarti.
Grazie. Allora, Antonio Mazzeo ha ottenuto 24 voti, Giovanni Donzelli 9 voti, Irene Galletti 5 voti, Paolo Sarti 2 voti. Quindi sono indicati come consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza Antonio Mazzeo e Giovanni Donzelli. Mi chiede la parola il consigliere Cantone. Giannarelli, Bianchi, scusate, avete cambiato posto, quindi guardavamo qui. La parola al consigliere Bianchi. Grazie Presidente, gentili colleghi, io chiedo a nome di tutto il gruppo Movimento 5 Stelle la sospensione dell'Aula per 15 minuti. Pensione. Sì, dobbiamo consultarci e chiediamo la sospensione della seduta, se possibile. Ma la sospensione della seduta per l'esigenza di una consultazione di un gruppo sarebbe la prima volta che accade. La motivazione sta nella necessità di attivare un altro organo, una conferenza dei capigruppo in casi particolari, un ufficio di presidenza per motivi semplicemente per una consultazione del gruppo. Apriremo le porte a un precedente che ci vedrebbe poi in seguito davvero grandi difficoltà nello sviluppo dei lavori dell'Aula. È la prima volta, lasciamo che per 5 minuti possa esserci una consultazione. Prego. La seduta si riprende, vedo 17.07 alle 17.12.
Riprendiamo i lavori. Io vorrei, fra l'altro, per comodità di indicazione, al di là della convocazione formale che arriverà, far presente ai consiglieri che faranno parte dell'ufficio di presidenza di convocarlo per lunedì alle 10, siccome i tempi previsti sono molto stretti, voglio che appunto attraverso il processo verbale dei lavori di oggi siano tutti avvertiti della convocazione del Consiglio. E adesso, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, avremo il punto successivo dell'ordine del giorno, e lo sappiamo, è il momento centrale dell'inizio della legislatura, è l'illustrazione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi, con la presentazione anche del Vicepresidente e dei componenti della Giunta. Premetto che subito dopo l'intervento del Presidente Rossi, quando egli potrà formulare istituzionalmente al Consiglio i nomi degli assessori, nei banchi riservati agli assessori ritengo opportuno che, anche perché possano essere visivamente conosciuti o comunque riconosciuti nei lavori del Consiglio, e si possano sedere accanto a lui. La parola al Presidente Enrico Rossi. Bene, grazie. Buonasera a tutti, grazie signor Presidente Gianni. Mi permetta prima di tutto di fare i complimenti a lei per la sua elezione. Sono certo che darà un impulso al ruolo del Consiglio regionale e soprattutto a quella che lei ha definito il dovere di rappresentanza della Toscana. Se, per quello che ho conosciuto, mi permetta di dire, nel ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Firenze estenderà alla Toscana la stessa capacità di presenza e la stessa passione, sono certo che ci sarà un guadagno per la dignità e anche per l'etichetta di questa regione e per la sua capacità di stare in connessione con il popolo della Toscana. Voglio anche complimentarmi con tanti colleghe e colleghi che qui sono stati eletti, nuovi, che hanno rinnovato il Consiglio regionale. Formulo a loro davvero i migliori auguri. Quello che spetta a loro nei prossimi anni è un lavoro impegnativo, ma vi assicuro sarà senz'altro un lavoro esaltante. Il mio augurio è che nelle differenze che senz'altro ci sono, nella necessità anche che la battaglia politica si rappresenti ai cittadini, poi alla fine nei momenti decisivi prevalga sempre l'interesse della nostra regione, l'interesse generale che chi fa politica deve poi sapere individuare. Auguri tanti, davvero e sinceri. La Toscana si formerà in questo Consiglio con una nuova classe dirigente politica. E come altre volte mi è capitato di dire, sento su di me, che sono ormai anziano in questo consesso, e ho visto anche restringersi, e questo è un bene, sento su di me anche la responsabilità di fare quel lavoro di trasferimento delle conoscenze che bisogna fare, e poi ognuno userà come meglio crede ovviamente queste conoscenze e queste informazioni che anni di impegno a servizio della Toscana mi hanno dato modo di acquisire. Sento su di me questa responsabilità. Una regione è anche molto la sua classe dirigente politica, e lo scoprirete sempre di più strada facendo in questi anni. Signor Presidente, mi permetta anche a me di dire che condivido la sua idea di proporre una legge che ci consenta di avere una fascia tricolore. Prima di tutto perché questo corrisponde alla nostra idea di regione. Noi siamo una regione che ha molto orgoglio, che ha un'identità fortissima addirittura in tutto il mondo, ma che sente anche fortissima la sua adesione all'unità nazionale, all'articolo 5 della Costituzione, per il quale l'Italia è una e indivisibile, principio a cui noi non vogliamo venir meno. E quindi sosterrò senz'altro la sua proposta di legge. Per quanto mi riguarda, mi permetto soltanto di suggerire che sulla fascia tricolore sia ben riconoscibile anche la bandiera della Toscana, il cavallo alato della nostra regione su fondo bianco e rosso,
che fu scelto come emblema del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale durante la Resistenza negli anni 43-44. Così saremo riconoscibili come cittadini italiani e come rappresentanti della comunità regionale, mettendo bene in evidenza sulla fascia tricolore il Pegaso della nostra regione, che nasce appunto come emblema durante le lotte per la Resistenza e il tragico passaggio del fronte negli anni del 43 e 44, che per queste ragioni è stato scelto al momento dell'insediamento della Giunta regionale, su fondo bianco e rosso, perché bianco e rosso sono i colori prevalenti nel Granducato di Toscana, nelle città, nei tanti stemmi delle città della Toscana. Quindi viva il tricolore e viva il Pegaso della Regione Toscana. Presentando al Consiglio regionale il programma di governo 2015-2020, do attuazione allo Statuto della Regione Toscana. Si rinnova con questo atto lo spirito costituente della Regione, che sta insieme al dettato della Costituzione del nostro Paese. Io voglio, cari consiglieri, non dilungarmi nella lettura di un programma vasto che vi è stato consegnato, su cui avrete tempo anche di riflettere, di ragionare, e nella ripresa del dibattito avremo anche modo di discutere, se ci sarà bisogno, dare risposte circostanziate. Il programma è anche denso di informazioni, ripeto ancora una volta, e anche di proposte precise sulle quali si può iniziare fin da subito la discussione. Naturalmente, come dire, vi sollevo dal peso di ascoltarmi nella lettura di questo programma. E consentitemi invece in questa introduzione di esprimere principalmente la mia visione delle cose come presidente della Regione Toscana. In fondo le mie idee, i principi, quello che mi vuole guidare, quello che intende assumere nel mio pensiero, nel mio modo di guardare alle vicende, il punto di riferimento, il punto di orientamento. Se non c'è pensiero, d'altra parte, come è noto, non c'è nemmeno politica, non c'è nemmeno tecnica politica. Vorrei partire però prima da una notizia molto positiva. I lavoratori della Smith e della People Care hanno approvato l'accordo che abbiamo raggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico ieri. E addirittura la Smith 144 si sono espressi con un referendum a favore, solo 7 contrari, ma anche le lavoratrici della People Care hanno apprezzato la proposta, la soluzione che abbiamo trovato. Due aziende che erano state chiuse, due aziende che si sono riaperte grazie alla lotta dei lavoratori, prima di tutto, ma anche all'impegno delle istituzioni, della regione, dei comuni, della regione e anche del governo nazionale, segnatamente, fatemi dire, della Presidenza del Consiglio. Io spero che questo sia di buon auspicio, insomma, che altre vicende come questo possano caratterizzare il corso della nostra legislatura. È un bel risultato, anche se rimane rammarico per chi non sarà riassunto. Noi continueremo a impegnarci, perché anche per chi non sarà riassunto subito ci siano comunque delle prospettive. C'è una grande maturità nei lavoratori che hanno approvato questa proposta e apprezzato questa proposta. Cari colleghi, gli anni che ci lasciamo alle spalle sono stati sicuramente tra i più duri della storia della nostra regione. Qualcuno li paragona al dopoguerra, io non credo. I ricordi, per quel poco che ho potuto vedere all'inizio degli anni 60, non si fanno questi paragoni. È vero, è la prima volta che il PIL arretra in maniera così pesante, ma le condizioni complessive sono profondamente diverse, insomma. Partiamo anche da una sobrietà nell'uso di certe espressioni e considerazioni. Certo, il paese Italia è stato ferito, ma siamo ancora un grande paese nel consesso internazionale, sono aumentati senz'altro i problemi, ma anche nel nostro paese Italia c'è una reazione. Fatemi dire che la Toscana, come tutto il resto dell'Italia, da questa crisi è stata profondamente colpita, ma almeno questo è il mio sentimento, non è stata piegata. La Toscana non è in ginocchio, la Toscana è in piedi, abbiamo reagito, abbiamo accettato le nuove sfide, ha avuto coraggio e dimostrato un'energia e un dinamismo
che in un quadro nazionale negativo ci colloca comunque ai vertici del panorama nazionale, più di quanto noi stessi potessimo ambire a fare. Qual è la fotografia oggi della Toscana? Io vorrei rifarmi all'ultimo rapporto della Banca d'Italia sulla Toscana. Così ci racconta Banca d'Italia nell'ultimo rapporto. La Toscana reagisce meglio del resto del paese. Nel complesso presenta anche segnali di miglioramento che si sono registrati nell'ultimo trimestre 2014 e nell'inizio del 2015. Sono tornati a crescere gli acquisti di beni durevoli da parte delle famiglie, il turismo interno e gli investimenti industriali in questo semestre hanno avuto una crescita di circa il 10%. Sul fronte dell'occupazione, il numero degli occupati è rimasto stabile, grazie anche tanto al ricorso degli ammortizzatori sociali, ad accordi che i nostri sindacati hanno saputo fare, che hanno salvato tanti posti di lavoro, mentre è aumentata del 10% la disoccupazione. Questo dato di per sé non è negativo. Se vi fate spiegare come si raccoglie il tasso di disoccupazione in questo paese attraverso l'Istat, si capisce che questo dato sta a significare che ci sono più persone che si iscrivono e che cercano lavoro perché sperano nella possibilità di trovare lavoro. Quando abbiamo avuto una caduta del tasso di disoccupazione erano i momenti peggiori in cui contemporaneamente diminuiva anche il tasso di occupazione. Se il tasso di occupazione cresce o resta stabile, mentre aumenta quello di disoccupazione, il segnale è un segnale di per sé non negativo, ma semmai di ricerca di nuovo lavoro. Sul fronte dell'occupazione giovanile abbiamo dati preoccupanti, questa si attesta al 25%, un dato che ci deve far pensare. Rispetto ad un paese però che ha il livello di disoccupazione giovanile al 43%. Da noi comunque, e questo è negativo, l'unica classe di età che ha contribuito positivamente alla crescita dell'occupazione è stata quella tra i 55 e i 64 anni. Anche la distribuzione dei redditi delle famiglie nella nostra regione continua a risultare meno disuguale che nel resto del paese. Le famiglie toscane che possono essere considerate in povertà sono tante, sono il 4%. Il 18% sono a rischio di esclusione sociale, una percentuale enorme se la rapportate ai 3.800.000 quasi cittadini di questa regione. Dati che però anche qui sono molto più alti nel resto del nostro paese. Una nota dolente, diceva ancora il rapporto della Banca d'Italia, riguarda il tasso dei fallimenti che negli ultimi anni è cresciuto attestandosi intorno all'1%. Risulterebbe, secondo la Banca d'Italia, che le banche hanno accumulato crediti anomali piuttosto elevati e questo condiziona il finanziamento alle imprese anche durante questa fase di ripresa. Abbiamo davanti luci ed ombre, abbiamo il dovere di dire la verità, non avrebbe a mio parere nessun senso proporre una narrazione ottimistica che rischierebbe di risultare persino offensiva per i tanti gruppi, per le tante persone che in questa regione soffrono, ma neppure abbiamo il diritto di svilire i risultati positivi che la regione toscana ha raggiunto e la sua capacità di reazione. Io vorrei sottolineare che troppo frettolosamente alcuni davano per morto ciò che invece si è rivelato in questi anni di straordinaria vitalità e su cui abbiamo basato questo nostro riscatto, questa nostra voglia di accettare le sfide e di non farci piegare. Certuni erano favorevoli ad una Toscana che si offrisse a buon mercato a interessi immobiliari speculativi, puntando sostanzialmente ad una rendita improduttiva. Perché si dava per scontato che il manifatturiero, l'industria non avevano più niente da dire né in questa regione, anzi soprattutto in questa regione, né nel resto del paese. Abbiamo perso tanti anni a non occuparci dei problemi veri di una politica industriale, ad essere distratti a cercare soluzioni che poi si sono rivelate molto effimere. In realtà in questa regione
Il nostro export è aumentato dal 2010 di oltre il 23%, è il dato più alto in tutta l'Italia. A me piace dire così, sotto la cenere che apparentemente copriva i carboni ardenti dei nostri distretti industriali, il vento della crisi ha risvegliato questi spiriti imprenditoriali, questi carboni ardenti. Il mio ringraziamento sincero e sentito va a tutti gli imprenditori che anziché investire in finanza hanno deciso di investire in produzione, hanno deciso di investire sulla propria fabbrica e ai tanti lavoratori che hanno anche accettato di aumentare i ritmi di lavoro per stare in questo mondo globalizzato competitivo. Lo dico in poche parole, la Toscana ha mostrato di saper reagire alla crisi, non era scontato, di sapersi collegarsi con le migliori forze, di fare sistema e di collocarsi nel mondo sapendo competere. Io direi che il significato di questi anni, anche rispetto a tanti dibattiti che abbiamo avuto, è questo. Adesso la globalizzazione alla Toscana non fa più paura. La Toscana è rivolta a conquistare i mercati internazionali. Cominciamo a riconoscere alcuni punti positivi e a segnarli perché da questi si deve ripartire. Questo è il cambiamento che è avvenuto. I nostri prodotti, quelli prodotti dai nostri artigiani, dai nostri lavoratori, si incontrano in tutto il mondo e nelle capitali del mondo e hanno fatto la forza della resistenza della Toscana rispetto a tutta una situazione di crisi e di difficoltà. Ma il tema centrale, io ne sono profondamente convinto, per produrre una svolta, e su questo dirò quello che penso, è che questo non basta a risanare le ferite, soprattutto quelle sul lato della disoccupazione che prima provavo a rammentare. Non basta l'export a far fronte al dramma sociale di decine di migliaia di persone che sono a casa, sono più che raddoppiate durante la crisi dal 2008 ad oggi. A me piace immaginare qualcosa come una città, che posso dire, poco meno di Prato, come Livorno, c'è una diatriba su chi sia più popolosa, se Prato o Livorno, che è completamente in parcheggio, in disoccupazione, in attesa di un lavoro, una dimensione che deve far venire a tutti noi i brividi. Dov'è la ragione, a mio parere, di questa situazione? L'Italia ha perso dal 2000 ad oggi qualcosa come 600 miliardi di investimenti. Per la Toscana sono 45 miliardi di investimenti. Una cifra da brividi, impressionante. Sono investimenti pubblici, ma sono anche tanti investimenti privati. Noi condividiamo gli impegni del governo per rinegoziare il nostro debito pubblico in cambio di riforme da troppo tempo rinviate. E io sono favorevole anche alle riforme. Devono essere fatte per avere maggiore autorevolezza anche in Europa. Io penso che da una rinegoziazione del debito, secondo anche quello che scrivono autorevoli economisti, potremmo ricavare qualche miliardo, 3-4 miliardi di investimenti per tutto il Paese. Così come il piano Juncker può muovere qualche investimento in più. Noi ci raccomandiamo in Europa anche di recente, perché gli investimenti legati ai fondi europei e gli investimenti legati al piano Juncker siano sottratti dal patto di stabilità, o quantomeno il cofinanziamento che la Regione Toscana è obbligata a mettere per spendere fondi europei sia tolto dal patto di stabilità. Per noi sono 80 milioni che potremmo tutti gli anni investire in più. Ma a volte si risponde in Europa sempre troppo tardi e troppo poco. I conti su cui si è esercitato il nostro istituto gli studi economici per la Toscana sono che le dimensioni degli investimenti per ridare lavoro, per ridare occupazione, sono davvero ben diverse, non è di qualche milione per il Paese o di qualche centinaio di milioni per la Toscana. Servirebbero qualcosa come 40 milioni puliti di investimenti ogni anno per poter recuperare i 600 milioni che abbiamo perso, al netto ovviamente di quel poco che abbiamo investito. Questa è la dimensione. Io non so fare paragoni, ma questo a me pare il punto fondamentale. E pare il punto con cui noi dobbiamo misurarci, provare a fare politica anche.
Mi permetto di dire, forse provare anche a fare grande politica, grande politica soprattutto in Europa, dove secondo me, insieme al governo nazionale, le regioni, le città possono avere un ruolo strategico per chiedere che si cambino le strategie, per chiedere che si cambino le politiche di fondo che finora sono state applicate, perché sono politiche sbagliate. Noi in Toscana in modo particolare, permettetemi di fare questo paragone, abbiamo bisogno di investimenti sulla costa. A volte ho detto che se noi sulla costa avessimo lo stesso dinamismo e lo stesso ritmo di crescita che abbiamo nel cuore della Toscana, c'è una ragione. La ragione dipende dal fatto che il dinamismo della Toscana centrale è l'essere forte dal punto di vista delle capacità della piccola e media impresa, di essere flessibili, di stare sui mercati. È l'essere la Toscana centrale fortemente infrastrutturata. Anche questo, avere una storia, ma anche questi aspetti contano. Noi dobbiamo concentrarci con gli investimenti sicuramente su questa parte più debole, la costa. Se la costa avesse lo stesso ritmo di crescita che ha la zona centrale della Toscana, la Toscana si collocherebbe tra le prime regioni d'Europa, non tra le prime regioni d'Italia. A questo noi siamo arrivati osservando la crisi, ve lo propongo anche come un elemento di riflessione. E io penso che sarebbe quindi assai utile che il Consiglio, nella sua completa autonomia, istituisse anche una commissione specifica, mi pare in base all'articolo 18 dello Statuto, per occuparsi dei problemi della costa e per capire quali sono gli indirizzi politici da dare alla Giunta, le scelte politiche da fare per risolvere i problemi della Toscana. Analogamente a me pare che lo stesso problema ce l'abbia il nostro Paese con il Mezzogiorno. Noi non riusciremo ad uscire dalla crisi se non discuteremo come Paese complessivamente riguardo ai problemi del Mezzogiorno, alla necessità di investimenti, alla necessità che anche il Mezzogiorno trovi la sua strada. Nel mondo globalizzato e nell'Europa unita a cui noi puntiamo, gli egoismi e le chiusure non portano lontano. In conclusione, quindi, a me verrebbe da dire che noi abbiamo svolto bene complessivamente come regione, come istituzioni, come forze sociali, in questi anni il nostro lavoro, ma che adesso se vogliamo fare di più, se vogliamo produrre quella svolta di cui c'è davvero bisogno per il lavoro, la questione bisogna che si sposti anche in Italia e che si sposti anche in Europa. Va detto in modo chiaro, c'è bisogno di un cambiamento delle strategie complessive che si discutono in Europa. So che ci sono diverse posizioni anche all'interno di questo Consiglio regionale rinnovato, io penso che ne potremo discutere e che dovremo far sentire anche lì la nostra voce in modo chiaro. Credo poi che abbiamo il bisogno anche di trovare nuove parole, ecco, per analizzare questa crisi e per trovare le strade per uscirne. Io credo che la parola centrale deve essere davvero il lavoro. Il lavoro deve stare in cima ai nostri pensieri. A volte mi domando, ad esempio, cosa avevano in mente i nostri padri quando nell'immediato dopoguerra si ritrovarono davanti uno scenario di distruzioni, di fame, di miseria, di disoccupazione. E ebbero il coraggio di scrivere quello straordinario articolo 1 della Costituzione in cui si dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, una repubblica democratica fondata sul lavoro. Come a dire che democrazia e lavoro simul stabunt e simul potrebbero cadere. Se non teniamo su il lavoro, se si creano aree sociali che soffrono, che non hanno una prospettiva positiva di inclusione, di progresso, anche la democrazia si restringe. Questa è la base anche delle difficoltà che abbiamo avuto nel dialogare con tanta parte dei cittadini della Toscana, che soffrono, che hanno perso fiducia, che non vedono più nelle istituzioni democratiche un loro punto di riferimento per risolvere i loro problemi. Ecco perché bisogna alzare la testa e bisogna alzare anche il livello del dibattito politico e io penso anche il livello del dibattito politico ideale. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro piuttosto che le banche, piuttosto che la finanza.
c'è veramente un modo di pensare. Io penso, come mi è capitato di leggere tante volte in molti scritti di Keynes, che prima di tutto c'è cosa si ha in testa, prima dell'economia. Se i popolari, i liberali, i socialisti nell'immediato dopoguerra investirono sul lavoro, fecero una scelta politica e da lì iniziò la ripresa del paese. E anche si riuscì a piegare il debito, ora le situazioni sono cambiate, potete fare tutte le lezioni che si possono fare, la globalizzazione e tante altre cose ancora, i capitali finanziari e altro ancora. Ma il punto vero è che le istituzioni e la politica deve rimettere al centro del proprio impegno l'attenzione verso il lavoro. Il lavoro è la chiave per risolvere anche i problemi del mantenimento dello Stato sociale, del welfare, della diffusione del benessere, dell'inclusione, persino dell'integrazione. Noi ci accorgiamo che anche in questa regione abbiamo bisogno della manodopera immigrata per mandare avanti interi settori della nostra economia. E lì il lavoro scopriamo che funziona come un elemento di integrazione. Andate nel Chianti quando si fa vendemmio, si fanno altri lavori, o andate nelle zone, nelle concilie di Santa Croce per vedere se lì il lavoro non sia appunto questo strumento. Io credo che non abbiamo bisogno di una ripresa, come dicono molti economisti, blanda, cioè una jobless recovery, un'economia in cui c'è il recupero, ma il recupero e la guarigione non prevedono un riassorbimento di quest'area della disoccupazione. Proprio per ricomporre le due Toscane, troverete nel documento che vi è stato consegnato un'analisi precisa degli impegni che ci siamo assunti. Noi siamo intervenuti in modo specifico sull'area di Piombino, sul Livorno, su Massa Carrara abbiamo avviato un lavoro. Io mi permetto quindi di rivolgere al Consiglio questa attenzione particolare, questo richiamo particolare agli investimenti, al lavoro e alla necessità di guardare a quelle parti della Toscana che sono maggiormente in difficoltà. Qual è la prospettiva dentro cui collochiamo questi investimenti e questa ripresa? Dico subito che io non credo a ipotesi di decrescita felice. Ci sono anche dibattiti in questa regione. E questa idea porta ad un'idea di conservazione della regione per la quale non si dovrebbe mai intervenire, per la quale tutto ciò che si muove è comunque un danno che si produce. Non è un intervento dell'uomo di modernizzazione che dobbiamo imparare a rendere compatibile con lo sviluppo e con la salute dei cittadini, come si fa in tutto il resto d'Europa. Ma c'è una parte della regione che sposa quest'idea di una regione che vive sulla rendita, che accetta un declino, che non nulla, cioè una regione un po' come un buon ritiro. Noi non possiamo diventare il buon ritiro dell'Europa e nemmeno il buon ritiro di qualche ricco, sia esso proveniente come una volta dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra o adesso da paesi più lontani che hanno preso un ritmo di crescita davvero straordinario e che hanno una classe ricchissima che è attratta da questa regione. Penso che la decrescita felice non può essere la nostra strada perché questa vuol dire prima di tutto mettere ai margini i ceti più deboli. Significa che se tu vai indietro a pagare sarà ovviamente quello che sta più basso nella scala sociale. Questo sta anche all'origine di alcune scelte che abbiamo fatto nella passata legislatura e che vogliamo mandare avanti. Noi abbiamo bisogno di una Toscana moderna, che sa combinare la modernizzazione con la tutela dei suoi valori, con la tutela della sua qualità, del paesaggio, con la tutela della sua qualità del buon vivere che ancora in questa regione esiste, si presenta. Noi possiamo essere la chiave di un'interpretazione diversa dell'austerità. Permettetemi di fare una divagazione brevissima su cui mi fermo. Per noi l'austerità, voi i più giovani, ormai nel senso comune, è concepita come qualcosa che ha a che fare soltanto con il rigore, con le imposizioni che vengono dall'Europa, con la troica, con i limiti di spesa anche quando ci sono i soldi. L'austerità è
se licenzi di più ti si alza il valore delle azioni in borsa. Questo è un altro concetto di questo capitalismo finanziario che domina adesso. Io ricordo un'altra idea di austerità, l'idea di un'austerità che si basava sul fatto di combattere fenomeni consumistici, si basava su un'idea di giustizia e di ridistribuzione della ricchezza, sulla necessità di combinare bene insieme lo sviluppo con l'ambiente. Io penso che a quest'idea bisogna ripartire. Forse a quest'idea mancava una considerazione positiva dei consumi individuali. Non c'erano adesso, allora, gli strumenti con cui noi ormai passiamo, anche piacevolmente, e comunichiamo e ci connettiamo una parte importante della nostra giornata. Mancava forse l'idea del piacere dei consumi individuali, ma all'origine io credo c'era la percezione di un mondo che stava profondamente cambiando, dentro cui noi potevamo collocarci senza rinunciare ai valori fondamentali che hanno fatto grande il nostro paese e che hanno fatto grande l'Europa: il lavoro, la solidarietà, l'equilibrio sociale, l'equità. Questa è un'idea che secondo me una regione come la nostra, che ha nella sua cifra la qualità, potrebbe forse richiamarsi. Permettetemi di dire, tra le qualità, anche la qualità della tutela del paesaggio, come ho detto, ma anche la qualità dei servizi, certo non perfetti, ma complessivamente in questa regione sostenibili anche rispetto a tutto il resto del paese. L'appello che rivolgo è quindi questo: a collocare il dibattito sulla nostra regione dentro una dimensione più ampia. L'Italia ha presentato proprio in questi giorni una proposta molto solida sul piano teorico e politico. Ne ha parlato il Presidente del Consiglio Renzi, Padoan. Si tratta di pensare a come completare e rafforzare l'unione economica e monetaria. Il principio di fondo che ispira questo documento è quello della cooperazione finanziaria. Prevede una politica fiscale unica, il completamento dell'unione bancaria, l'integrazione dei rischi, ma soprattutto prevede, e questo mi pare il punto più importante, oltre a regolare gli aspetti finanziari di cui anche le banche ci fanno richiesta, persino le banche ci fanno richiesta, aspettandoci la possibilità di ulteriori crisi se non c'è un elemento di regolazione, quello che mi piace di più di questo documento che vi invito a leggere è l'idea che si deve creare in Europa un fondo comune per il contrasto alla disoccupazione. E io penso che questo documento, se passasse, potrebbe essere un punto di partenza straordinario anche per far vedere un'Europa diversa. Noi siamo convinti, io sono convinto che i problemi ci sono, ma che si risolvono in quel contesto lì, che è il contesto dell'Europa. Non possiamo pensare di salvarci ritornando ad una dimensione nazionale, esclusivamente nazionale, o addirittura a chiusure ancora più piccole, regionalistiche, che non portano poi da nessuna parte. Mi auguro che a partire da questo documento anche gli interventi, gli investimenti europei riescano a diventare non qualcosa di straordinario. Noi continuiamo ad investire quello che investivamo 20 anni fa, niente di più e niente di meno, con paesi che contrastano anche questi investimenti perché li ritengono comunque un peso inutile, perché comunque è bene che la crisi sconvolga, è bene che la crisi produca quello che deve produrre, perché poi un giorno da queste macerie risorgeremo. Io penso che rimarranno soltanto le macerie se non si interviene cambiando profondamente queste politiche, e penso che resteranno le divisioni di un percorso che finora ha garantito a noi di vivere una dimensione insperata per i nostri padri, che hanno vissuto la guerra, che hanno vissuto i conflitti. Lì si devono risolvere i problemi, questa è la sfida, e la Regione Toscana può intervenire, può dire la sua dentro questo processo, dentro questa discussione che caratterizza l'Europa. Questo è quello che volevo dire. Tante altre cose potrebbero essere aggiunte. Ringrazio di nuovo il Presidente per averne suggerito un'altra su cui provo a dire in chiusura rapidamente la mia. L'Istituto regionale è un istituto che fu molto discusso
in sede di dibattimento durante la Costituzione. Poi si trovarono d'accordo le grandi forze politiche, è un istituto nato di recente, c'è un grande attaccamento in Toscana, la Toscana è un nome che appunto si fa sentire anche fuori. Io penso che siamo chiamati però anche ad una sfida che è quella di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Penso che abbia davvero poco senso un istituto regionale che non acquista quella dimensione, quella scala adeguata per stare nel paese e per stare in Europa con quella dimensione dalla cui non si può prescindere. Non è possibile che esistano regioni da 1,5 milioni di abitanti che hanno le stesse funzioni, che hanno gli stessi ruoli, o permettetemi anche regioni che hanno autonomie speciali che erano motivate nell'immediato dopoguerra, ma che forse oggi in un'Europa unita potrebbero essere rimesse in discussione. Penso che su questo bisognerà discutere, perché, come anche il Presidente Gianni diceva, se non anticipi i processi, se non anticipi con le riforme quello che è la crisi che ti sta investendo, rischi che la crisi davvero ti porti via. E io penso invece che soprattutto dopo il superamento delle province l'istituto regionale può essere un istituto importante per i cittadini, importante anche come riferimento per i comuni. Ecco, questo è quello che volevo dire, vi ringrazio per la vostra attenzione e credo appunto che lo sforzo umile da fare, ma anche dignitoso, ma anche con coraggio, è quello di portare tutti insieme la politica nei punti veri. Non rinchiudiamoci nei nostri problemi, piccoli sì, che vanno affrontati, io sono il primo e non negherà di occuparsi di ogni cosa perché è giusto farlo, perché siamo anche abituati, anche forse per esperienza personale di molti di noi e di chi comporrà la giunta, ad essere persone pratiche che sui problemi intervengono, ma teniamo anche alto un livello di dibattito politico che ci faccia intervenire nel cuore dei problemi. Penso che dalla Toscana questo ci si aspetta a livello nazionale e non solo. Vorrei infine presentare la Giunta. La Giunta non è un fatto facile, uno parte con alcune idee, poi strada facendo le cambia, le rimodella, insomma diciamo il caso e la necessità insieme alla volontà si combinano e producono dei risultati. Credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro, alla fine questa volta forse anche un po' di esperienza ci ha portato a comporre una giunta che è fatta di esperienze politiche che non guastano, perché appunto la Toscana e il governo della Toscana sono cose complesse, ma anche di esperienze lavorative, di esperienze che vengono da prove provate di successi e non così teoriche, che possono mescolarsi bene e consentire a questa giunta di mettersi rapidamente al servizio dei cittadini. Siamo una giunta più leggera rispetto a quelle che l'hanno preceduta e quindi distribuirò le carte ovviamente in modo più pesante sugli 8 assessori, conservandomi anche alcune deleghe diverse da quelle del passato. Una di queste appunto è il lavoro, un'altra è il coordinamento dei fondi comunitari. Abbiamo fatto una giunta equilibrata nelle componenti di genere. Credo che bisogna apprezzare anche di questa giunta e di questo consiglio la capacità che abbiamo avuto e che dobbiamo mantenere di riduzione delle spese gestionali per la politica. Il consiglio ha fatto un grosso lavoro, lo vedete qui oggi. Mi pare che di questo lavoro se ne debba andare orgogliosi. La Giunta anche ha fatto un grosso lavoro, vi annuncio che noi avevamo una spesa di 3 milioni e quasi 500 mila euro per la struttura politica della Giunta, passeremo ad una spesa di 2 milioni di euro. Una riduzione, fate voi la percentuale, insomma, sicuramente piuttosto consistente. Si può fare ancora meglio, so che è aperto un dibattito e anch'io vorrò partecipare a questo dibattito. I cittadini della Toscana sono giustamente esigenti e ci chiedono il massimo del rigore e della sobrietà nei comportamenti che andremo ad assumere. Quindi la giunta regionale sarà composta, come peraltro già sapete, da Vittorio Bugli, Vincenzo Ceccarelli, Stefano Cioffo,
Federica Fratoni, Cristina Grieco, Marco Remaschi e Stefania Saccardi, rigorosamente in ordine alfabetico. Altri ordini poi vi verranno comunicati successivamente. Mi riservo la nomina del settimo assessore, dell'ottavo assessore, per semplici ragioni legate ad aspetti appunto professionali della figura che ho in mente, e appena ci saranno le condizioni per poterla comunicare la farò alla prima riunione del Consiglio regionale. Come vi dicevo, cari consiglieri, voi vi state mettendo su un viaggio che sarà senz'altro esaltante. Questo viaggio merita più di qualche sacrificio, ci vuole passione, ci vuole militanza per farlo. Vi chiedo di mettere le cose migliori di voi nella valigia, come dicevo anche al precedente insediamento del Consiglio che vi accompagnerà in questo viaggio. Ognuno di voi sa molte cose e potrà portare un contributo essenziale, portando il meglio di sé ai lavori che insieme faremo. Sono certo che collaboreremo bene, che ci rispetteremo, che troveremo un clima, fatemi dire, ancora più sereno rispetto a quello che abbiamo avuto nella precedente legislatura. Per quello che mi riguarda farò di tutto, mi impegnerò perché questo avvenga, forse anche superando certi aspetti spigolosi del mio carattere, che non è poi quello vero, insomma. Ecco, quello vero è molto più disponibile al colloquio, al confronto franco e ad evitare i toni polemici. Prendetemi da quel verso e sarò più che disponibile ad ascoltare tutti, a fare quello che mi è dato nei miei poteri per venire incontro alle vostre richieste e alle vostre indicazioni. Caro Presidente, cari consiglieri, colleghi, io ho cominciato con i lavoratori. Beh, la notizia è fresca e vorrei chiudere con i lavoratori. È notizia di poche ore fa che gli operai della Sol di Piombino, 12 operai a cassa integrazione straordinaria per 2 anni, non hanno avuto la proroga a causa di un cavillo della cassa integrazione, a causa di un cavillo legale, e stanno facendo lo sciopero della fame. Vorrei esprimere a questi lavoratori, tanti hanno avuto problemi nell'erogazione della cassa integrazione, gli esodati e altro, la solidarietà vera di questa regione e, se permettete, di tutti voi. La mia proposta in definitiva è soltanto questa, che il lavoro sia al centro di questa legislatura. Il lavoro dovrà essere la nostra ossessione. Forse non riusciremo a vincere, forse perderemo, forse in alcuni casi dovremo persino arretrare, forse avremo anche dei successi, ma io sono certo che se questo è la nostra stella polare, se questo è il nostro riferimento e il nostro impegno quotidiano, da diversi punti di vista delle forze politiche, dei consiglieri che compongono questo consesso, sono certo che i cittadini della Toscana alla fine apprezzeranno. Vi ringrazio per l'attenzione. Non si può applaudire però. Informazione di servizio che dà il... Comunque quello che dice il... Presidente Rossi, lo sottopongo a una riflessione che faremo successivamente, nel senso che la prassi, non le norme, la prassi del Consiglio regionale ha sempre visto le nostre sedute nell'assoluto silenzio. In realtà alcuni consigli comunali, come molti di voi sanno, invece questa prassi non è seguita e l'applauso certe volte caratterizza. Quindi... valutiamolo, sarà qualcosa che maturerà nei fatti nel tempo. Io, se qualche volta vi è l'applauso, non lo vedo male, anche perché dà un senso di maggiore umanità allo sviluppo delle nostre cose. Comunque avremo la capacità di autoregolarci. A questo punto io direi, perché devo fare solo 2 brevi comunicazioni, però direi che anche solo per un aspetto di conoscibilità gli assessori presenti possono sedersi accanto al Presidente Rossi. Ad esempio vedo il consigliere Ceccarelli, vedo la consigliera Saccardi, vedo il consigliere, l'assessore Bugli,
questo punto, anche se naturalmente la prossima volta, ecco, Remaschi, Bugli, Cioffo, la consigliera Fratoni, che a questo punto siederà accanto al presidente Rossi. Stefania, sì, Stefania Saccardi. Quindi sei dei degli assessori possono essere qui accanto al presidente Rossi. Manca l'assessore Grieco e manca l'assessore che sarà nominato nei tempi in cui ha detto il presidente Rossi. Vorrei precisare questo. La prossima seduta sarà la seduta in cui i vari consiglieri potranno intervenire sulla relazione del presidente Rossi e si concluderà con l'approvazione di un atto, che anche questo la prassi ha portato a essere un atto di indirizzo del Consiglio, cioè un ordine del giorno, una risoluzione che sarà votata per appello monominale e sarà la risoluzione sul programma. Però quella risoluzione che sarà approvata consentirà al presidente Rossi di procedere poi con atti monocratici al decreto di nomina dei singoli assessori. È da quel momento che quindi si procederà alla sostituzione dei tre assessori che sono consiglieri di questo consiglio. Quindi è nella terza seduta che i consiglieri che oggi sulla base della proclamazione sono primi dei non eletti che entreranno in consiglio. Analogamente nella prossima seduta, quando ci saranno i singoli interventi, naturalmente nessuno degli assessori potrà intervenire, salvo i tre assessori che sono consiglieri che ipoteticamente potrebbero anche intervenire. Naturalmente si tratta di definire il consiglio. Io in modo molto informale, lo dico, ho avuto la sollecitazione da qualche consigliere dell'opposizione che vi fosse un minimo di tempo per potersi preparare anche alla relazione scritta che è stata diffusa per iscritto del presidente Rossi. Quindi ho pensato che il giorno può allinearsi con quello che pensiamo essere il giorno del consiglio, quindi martedì alle 15:30. Quindi da qui a martedì tutti possono avere tempo per potersi preparare. Contemporaneamente voglio fare due comunicazioni ai gruppi, e questo senza dire chi l'ha fatto o chi non l'ha fatto, ma siccome qualcuno l'ha fatto, altri non l'hanno fatto, vorrei sollecitare che chi non l'ha ancora fatta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento interno, nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, quindi siamo perfettamente in regola, ma sono i 5 giorni successivi alla seduta di oggi, i consiglieri che costituiscono i gruppi consiliari devono dichiararlo congiuntamente al Presidente del Consiglio, in modo che noi attiviamo il capogruppo. Peraltro c'è l'aspetto formale che, costituendo i gruppi, si può poi procedere da parte in una riunione dei capigruppo stessi alla designazione del portavoce. Conseguentemente anche questo aspetto richiede la costituzione dei gruppi. Nei 10 giorni successivi alla seduta di oggi, ogni gruppo deve procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del tesoriere. Il presidente eletto comunica l'esito della votazione al presidente del consiglio con contestuali comunicazioni dell'appartenenza del gruppo alla maggioranza o alle minoranze. Questi sono i disposti regolamentari. A questo punto io aggiornerei i lavori della seduta alle 15:30 di martedì prossimo.